Ciao, oggi esamino questo multi-tool, l'ho preso all'Auchan, 10 euro. La marca, come si può vedere, Virginia. Ovviamente, come posso dire, è una cosa un po' cinese, no? Nel senso che ovviamente per 10 euro. Però ha un discreto peso e volevo proprio vedere che cosa c'è dentro. C'è questa particolarità, c'è scritto con luce LED e in effetti c'è un pulsantino qui su una dei bracci della pinza. Apro e vediamo cosa c'è dentro. C'è una bella custodia, beh, è robusta, bella, questa non è male. Abbiamo qui l'attrezzo, ora ha un buon peso, devo dire, sembra fatto abbastanza bene. Ha una molletta quindi qui che fa questo, cioè fa riaprire praticamente le ganasce. Dunque vediamo. Allora qui c'è il pulsantino, non credo che si veda perché è nero su nero, ma comunque c'è un pulsantino qui che dovrebbe far accendere un LED che si trova qua su questo braccio della pinza. Le batterie si trovano qua. Adesso il LED non si accende perché immagino che le batterie, vediamo, questo è il piccolo pacchettino con le batterie. Sì, praticamente le batterie sono separate, ci sono dentro due batterie, sono separate da un piccolo foglio di plastica, ovviamente per non farle scaricare quando l'oggetto è impacchettato. Quindi queste si rimettono qui. Allora, vediamo un po'. Dunque, la pinza ha i becchi abbastanza lunghi. Qui ha il tagliacavi. E vediamo un po', sì, i manici sono di plastica rigida con degli inserti più scuri questi, e in plastica più, cioè tipo gomma, che fanno un po' di grip. Allora, vediamo un po', cominciamo da questa parte, qui abbiamo una lama piccola. Ha una posizione di blocco così e una posizione così. Direi che è abbastanza fissa in posizione, cioè non, cioè, come posso dire, non si blocca così, nel senso che, però fa abbastanza resistenza, cioè non è semplicissimo farla ripiegare su se stessa. Filatura, beh, sembra abbastanza affilata, vediamo se c'ho qui un pezzetto di carta per provare. Vediamo. Comunque, insomma, la filatura non è malaccio, anche se strappa un po'. Comunque il pezzetto di carta non è proprio il più adatto. Comunque, insomma, la lama è abbastanza affilata. Allora, proseguiamo. Qui abbiamo una lima.
Una lima con il classico levalami, penso che si usi per questo, per slamare un pesce. La lima ha due parti, una un po' più mordente e l'altra meno. E qui è più seghettata, quindi diciamo, vabbè, insomma, comunque, questa è una lima. Poi abbiamo questo attrezzo, direi che è un cacciavitino piccolo o piccolo punteruolo, può svitare viti piuttosto piccole o credo fare un buco. Vediamo cos'altro abbiamo. Questo cacciavite croce, classico cacciavite cosiddetto Philips, sembra abbastanza robusto. E ultimo pezzo, vediamo se riesco a farlo uscire. Sì, non sono comodissimi da togliere, però insomma, comunque. Allora, questo qui abbiamo cacciavite piatto qua sopra, apriscatole, quindi apri lattine qua e cacciavite piatto un po' più grandicello qua di sopra. Queste sono gli attrezzi che sono presenti nella parte dove praticamente c'è l'alloggiamento delle batterie. Quindi la lama è corta anche perché qui c'è l'alloggiamento delle batterie, quindi non ci starebbe una lama più lunga, ovviamente, no? Quindi la lama piccolina, come si può vedere, arriva giusto dove c'è l'alloggiamento delle batterie. Allora, vediamo dall'altra parte. Allora, qui abbiamo, questo è un punteruolo vero, purtroppo qui non è che si veda proprio benissimo, comunque non è affilato come i classici che si trovano nei coltelli svizzeri, che sono un po' più affilati e quindi possono servire meglio a fare un buco. Comunque qui abbiamo un punteruolo, qui abbiamo un altro cacciavite piatto di misura un po' più piccola rispetto a quello che abbiamo visto prima. Qui un ulteriore cacciavite piatto un po' più grosso e sul gambo qua sotto c'è lo spelacavi, questa piccola non so come chiamarla, insomma, questo piccolo foro qua, che non è un foro, ma questa piccola tacca che serve per spelare i cavi. Questo non direi che non può servire come scalpello perché non è affilato, quindi è proprio un cacciavite. Poi vediamo cos'altro abbiamo dentro. Ah, una sega da legno. Vediamola qua. Sembra abbastanza affilata. Non è lunghissima. Sì, non è neanche tanto spessa, però insomma comunque non sembra che balli nel manico. Ha i classici denti triangolari. E poi c'è ancora un attrezzo qua, una forbicina, anche questa immagino che, vediamo se trovo un pezzetto, sì, questa vabbè, sulla carta ovviamente taglia,
altri materiali, beh, bisogna fare una prova. Comunque diciamo che sembra abbastanza affilata. Che dire? Beh, adesso proviamo a richiudere tutto metterlo nel suo fodero. Gli attrezzi sembrano bloccati bene quando sono aperti. Ecco, come si può vedere, penso fanno un po' di resistenza per la chiusura, quindi vuol dire che sono abbastanza ben sistemati. Allora, adesso proviamo a chiuderlo. Fa un po' di resistenza, magari è solo il mio, comunque qui fa un po' di resistenza ad essere richiuso, magari con l'uso poi questo è l'apparecchio richiuso. Diciamo che stiamo parlando di circa 10 centimetri, 10 centimetri per 4 e mezzo, da 3 e mezzo a 4 e mezzo. Il peso non lo so dire, però insomma ha il suo peso, mettiamo nel suo astuccio, ci entra bene. Ha un bel automatico, dietro c'è il passante per metterlo in cintura e sul davanti la marca Virginia, che come ripeto è c'è una marca, cioè non credo che produca da sé queste cose, perché aveva preso anche un'accetta, ho preso delle cose. Sono cose, diciamo, che credo si possano trovare anche con altre marche. Comunque, per 10 euro, sinceramente, è passabile. Ecco. Soprattutto la pinza può essere utile non so, per esempio, per prendere un padellino che sta sul fuoco, ma anche se non proprio roba tipo campeggio, cose del genere, per levare un chiodo, per piegare un fil di ferro, tagliare un fil di ferro non troppo grosso, perché vabbè, insomma, però non è male, per il prezzo che ha non è male. Diciamo che forse avrei preferito una lama più lunga al posto della forbice, ecco, perché questa lametta qui, sì, per carità, per un uso, chiamiamolo casalingo, è più che sufficiente. Per un uso al di fuori, magari, insomma, una lama un po' più lunga era meglio, ecco. Comunque, va bene, insomma, non è proprio una cosa da buttare via. Se capita, 10 euro si possono anche spendere per questo aggeggio. È tutto, spero che la cosa possa essere stata utile. Vi saluto, al prossimo.